Buongiorno, oggi è domenica 29 gennaio 2012. Una mia constatazione di questi giorni, molto triste direi, parlando anche con molta gente del lavoro, adesso che molti dipendenti, adesso i supermercati rimarranno parecchio aperti da noi anche sabato e domenica. C'è in procinto anche di tenere aperte le banche fino alle 22 della sera. E mi è venuto in mente, collegando un po' tutti questi eventi, una frase da usare. La strategia dei burattinai. La strategia dei burattinai sta continuando e cercano di manipolare, di tenere sempre più sotto tiro i propri burattini perché hanno paura che si risveglino, che si rendano conto di essere dei burattini e chiamino improvvisamente la fatina che intervenga. Ma cari burattinai, come Pinocchio non fu lui a chiamare la fatina, ma fu la fatina piena d'amore e impietosita, prima di tutto dalla struttura di legno di Pinocchio, ma poi comunque anche allettata nello stesso tempo del buon cuore che in fondo Pinocchio aveva, è intervenuta e ha messo a posto le cose. E così, quando i burattini, che siamo noi nelle vostre mani, cari burattinai, avranno combinato veramente tante di quelle fesserie da non poterne più, la fatina, che in questo caso è l'amore cosmico, interverrà e sistemerà prima di tutto voi burattinai e poi renderà giustizia ai burattini che avete sempre manipolato. In questi giorni ci sono state alcune scosse di terremoto. E io mi auguro che nei prossimi giorni non ci siano più eventi tellurici, ma ci sia un terremoto delle menti. Questo vorrei perché bisogna renderci conto che siamo dei burattini e dobbiamo uscire dalle mani dei nostri burattinai. I burattinai continuano a manipolarci offrendo il superfluo, i burattinai continuano a manipolarci prolungando sempre di più le ore di lavoro, dandoci sempre meno la possibilità del libero pensiero e offrendoci sempre di più i loro appigli ai quali noi conseguentemente ci possiamo aggrappare. Certo, i burattinai sanno benissimo che alcune cose non possono toglierci, perché sennò veramente ci arrabbiamo e ci ribelliamo, quindi continuano a darcele. Ma il burattinaio non è mai contento di ciò che gli dà il proprio burattino, continua a spremerlo e a pretendere sempre di più. La strategia dei burattinai quindi continua, dando sempre meno opportunità e lasciando sempre meno spazi liberi ai propri burattini affinché possano pensare, affinché possano decidere un'azione o una strategia di azione, o possano addirittura pensare a come, a un modo di agire. Ecco perché le cose non si conciliano più, perché i burattinai stanno veramente esagerando. In questi giorni si è parlato tanto perché lo scorso giovedì, il 26, se non ricordo male, è stato il giorno della memoria. Ed è veramente un giorno importante. Sono stati fatti tanti bei discorsi, ma questi discorsi devono avere un senso. Oggi non ci sono più campi di concentramento. Non c'è più lo sterminio degli ebrei,
non c'è più lo sterminio di un popolo. Così si dice, ma quando uno Stato sovrano si permette di buttare in piedi una guerra per interessi economici e solo per avere il petrolio, ammazzando delle persone innocenti con una guerra e ribaltando improvvisamente una situazione, condannando dei dittatori che fino al giorno prima aveva arricchito e fino al giorno prima aveva venduto armi, aveva venduto munizioni per arricchire la propria economia, ditemi voi se questo non è uno sterminio. E allora diciamole tutte le cose, colleghiamole tutti i discorsi, componiamolo bene il puzzle, perché se no, se componiamo solo i pezzi a noi comodi, a questo punto non ci siamo. Oggigiorno c'è ancora una fetta di mondo, di nazioni ricche che dominano e speculano a discapito dei territori poveri. La coperta la si tira da una parte ma la si fa sparire dall'altra. Aiutiamo, però se aiutiamo da una parte, dall'altra invadiamo. Ecco perché la strategia dei burattinai comunque sarà destinata prima o poi a finire, perché i burattini sofferenti si ribellano e la fatina entra in gioco. Quindi, cari burattinai, sappiate che o prima o poi la vostra era finirà e il capitalismo, il parto, il figlio meglio riuscito di questo sistema di burattinaggio è davvero gravemente ammalato, lo dimostra la crisi mondiale, e non guarirà più. La sua malattia lo porterà al deterioramento e alla morte, e con il capitalismo moriranno anche tutti i burattinai. Quindi bisogna veramente uscire dalla strategia dei burattinai, bisogna riappropriarsi del proprio modo di agire e del libero pensiero. Bisogna riappropriarsi della nostra volontà, del nostro credo. Bisogna dire ai signori che predicano, ai signori di una religione molto importante, almeno qui in Italia, che va bene predicare la parola, ma bisogna anche entrare in azione alla difesa di questi spazi del libero pensiero. Ma lor signori, essendo scesi a stretto compromesso con i burattinai, hanno ben pochi margini di intervento in questo senso. E quindi non possono far altro che predicare la parola con metodi obsoleti che hanno bisogno di un aggiornamento per essere nuovamente messa in comunicazione e in sintonia con il pensiero odierno, il pensiero di questi periodi. Per oggi è tutti, so che per essere domenica ho messo lì un video abbastanza profondo che meriterebbe sicuramente ulteriori spiegazioni, ulteriori allargamenti e sicuramente più tempo, ma come al solito io confido nell'allargamento della vostra mente, nella riflessione vostra, nella lettura tra le righe di quello che è stato
detto nel vostro snocciolamento interiore e ne verrete più a capo voi di quanto io possa dire. Ricordo la casella mail evolutore@gmail.com. Ricordo l'instant message, i messaggi SMS, se ne volete mandare 392-8567-290. È tutto per oggi dall'Evolutore, buona giornata.